preparatevi, siate pronti. Io so che a voi interessano le biomasse, però se volete veramente capire di che cosa stiamo parlando, avrete bisogno di un lunghissimo cappello che apparentemente non avrà, secondo così, quello che apparirà, non avrà connessioni con ciò che a voi interessa. In realtà non è così. Di solito si continua a parlare di argomenti, tipo per esempio le biomasse, senza capire esattamente di cosa si sta parlando. Quindi si va avanti per mesi, addirittura per anni, a parlare a vuoto di aria fritta. Abbiate pazienza, ci impiegheremo un bel po'. Parleremo di biomasse soltanto alla fine, ma quello che io dirò, vedrete che vi apparirà assolutamente comprensibile, assolutamente normale, se sarete stati sufficientemente attenti nell'ora e mezza che avrà preceduto, nell'ora e un quarto che avrà preceduto questo finale. Quindi preparatevi. Cominciamo da una notazione. Mao Zedong. Mao Zedong aveva una filosofia sua, fra le tante, e diceva: la natura deve essere dominata. Vedremo questa sera se questo assunto può essere vero o no. Noi siamo sulla Terra, noi uomini, siamo sulla Terra in forme, sotto spoglie che possono essere considerate tutto sommato omologabili a quelle dell'essere umano di oggi, cioè dell'Homo sapiens sapiens, da circa 2 milioni e mezzo, da 2 milioni di anni. Per circa 1 milione e mezzo di anni noi abbiamo vissuto esattamente come qualsiasi altro animale, perché tali noi siamo. Siamo degli animali come tutti gli altri. Noi siamo dei primati, come le scimmie. Zoologicamente siamo degli scimmioni. Scimmione vuol dire una scimmia senza coda. Noi siamo dei primati superiori. Poi a un certo punto noi abbiamo fatto quello che fanno tutti gli altri animali. Per cercare di acquisire dominio, almeno su una fetta della terra, su una fetta della natura, noi abbiamo dovuto mettere a frutto un organo, una capacità che in qualche modo ci poteva distinguere dagli altri animali. C'è l'animale veloce, l'animale agile, l'animale forte, l'animale pesante. Ognuno mette a frutto le proprie capacità, le proprie caratteristiche. Noi avevamo qualcosa che ci distingueva dagli altri animali: il cervello. Noi avevamo un cervello che era capace di una cosa che gli altri animali non sono capaci di fare, cioè di produrre dei ragionamenti complessi. E questo è quello che noi abbiamo fatto. Abbiamo cominciato a migliorare, a allenare il nostro cervello, a migliorare le sue qualità, le sue capacità. Più o meno 500.000 anni fa noi abbiamo fatto qualche cosa che è stata la chiave di volta, che è stato il momento di svolta della nostra storia, la cosa più importante da che mondo è mondo, dal punto di vista della civiltà umana, dell'esistenza umana. Noi siamo sulla Terra, ripeto, da 2 milioni di anni, ci sono degli esseri come le tartarughe, i coccodrilli, che sono da decine di milioni di anni, gli insetti sono da decine di milioni, le api 60 milioni di anni, noi siamo qui da 2 milioni di anni. 500.000 anni fa succede una cosa, non dappertutto contemporaneamente, ma noi uomini scopriamo come utilizzare il fuoco. Il fuoco ovviamente lo conoscevamo, ma non sapevamo né accenderlo né utilizzarlo. Voi vi ricordate tutti probabilmente il mito di Prometeo, un mito che nasce oltre 1000 anni avanti Cristo, presso la civiltà greca. In breve, cosa succede? Succede che Prometeo è un gigante ed è un cugino di Giove, ruba a Giove il segreto del fuoco, cioè del come accendere e utilizzare il fuoco. Lo ruba e lo regala all'uomo. Giove si arrabbia molto e fa catturare Prometeo da Mercurio, lo fa legare su una roccia del Caucaso e tutti i giorni fa venire un'aquila che gli mangia il fegato. Poi questo fegato ricresce di notte e l'aquila torna il giorno dopo e gli mangia. E il fegato così per secoli.
Giove aveva già pensato di distruggere l'uomo. Perché lo voleva distruggere? Perché l'uomo stava combinando un sacco di guai sulla terra, e Giove pensa che per salvare la terra bisogna togliere di mezzo l'uomo. Quando però si accorge che l'uomo si è impadronito del fuoco, pensa che non valga più la pena di distruggere l'uomo, perché l'uomo si distruggerà da sé, si suiciderà. È con il fuoco, con la scoperta di come accendere e utilizzare il fuoco, che l'uomo si suiciderà. E questo è effettivamente quello che noi stiamo facendo in questo momento. Noi siamo arrivati a un momento che è molto molto vicino al suicidio. Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Oggi, dopo 500.000 anni, dopo mezzo milione di anni, noi siamo arrivati a un punto di conoscenze tecnologiche, tecniche, scientifiche molto elevato, e queste cognizioni avanzano con estrema rapidità. Quello che io vi dirò questa sera è frutto in grandissima parte, nella quasi totalità di ciò che io vi dirò, è frutto di un progetto europeo che si chiama nanopatologie, le malattie da micro e nanopolveri. Questo è un progetto che la comunità europea ha promosso nel 2002, promosso perché mia moglie, che è la dottoressa Antonietta Morena Gatti, non Maria come è scritto sulla, io sarei bigamo se avessi anche la Maria, ho solo la Maria, ho solo la Morena, e lei ideò e la comunità europea accettò. Non è facile essere accettati dei progetti della comunità europea, perché sono tantissimi a concorrere, i soldi sono pochi. Bene, questo progetto a partire dal 2002, sotto, cioè comandati da mia moglie, così loro hanno saputo che cosa vuol dire essere comandati da mia moglie, c'erano le università di Magonza in Germania e l'università di Cambridge in Inghilterra. Prendo noto che l'università di Cambridge in tutte le classifiche mondiali è o primo, secondo, terza, quindi non stiamo parlando dell'università di Urbino, stiamo parlando dell'università, di una delle più prestigiose università del mondo. Bene, si va avanti fino a metà del 2005 e questo progetto europeo produce dei risultati straordinari, di cui io vi parlerò stasera. Io ve ne illustrerò soltanto una parte, perché altrimenti vi terrei qua fino a un weekend terminato. Noi ci occupiamo di polveri. Le polveri, il particolato di cui noi ci occupiamo, sono di natura solida, sono inorganiche, inorganiche a grandissime linee, che sbaglio, commetto un errore di chimica, ma insomma accontentiamoci di quello, vuol dire che non c'è carbonio dentro, e non si sciolgono né nell'acqua né nei grassi. Queste tre caratteristiche fanno sì che queste polveri siano eterne. Quanto sono grandi queste polveri? Un atomo di idrogeno, io ve lo dico tanto per darvi un termine di paragone, è grande 10 alla meno 10 metri, cioè occorrono 10 miliardi di atomi per fare un metro. Quando vi dirò nanopolvere, nanoparticella, vi dirò qualcosa che va da 10 a 1000 volte oltre quel diametro. Quando vi dirò micro, qualcosa che va da 10.000 a 100.000 volte oltre quel diametro. E come vi dicevo, queste particelle di cui noi ci occupiamo sono eterne. Eterne che cosa significa? E statemi bene attenti, perché questo è quello che stiamo facendo anche qui. Una volta che noi le abbiamo prodotte, abbiamo fatto un passo senza ritorno. Eterne vuol dire per sempre. Vuol dire che quando le abbiamo prodotte non c'è la possibilità di togliere di mezzo. Quindi quando ci parlano di bonifiche di queste polveri, ci raccontano una bufala, perché non si può fare. Da dove vengono queste polveri? Da tantissime fonti diverse. La natura è una produttrice di polveri. I vulcani le producono, 1500 vulcani attivi abbiamo, le producono la sabbia del deserto, le piogge rosse che noi vediamo ogni tanto non sono altro che piogge, gocce di acqua che portano in sospensione le polveri del Sahara. Le polveri del Sahara che sono grossissime, sono le più fini che esistono in natura come sabbie, ma sono enormi, sono 60 micron di diametro, immense, eppure volano dal Sahara a
volano dal Sahara agli Stati Uniti. Quando mi chiedono, ogni tanto qualcuno molto ingenuamente mi dice, ma io abito a 10 km dall'inceneritore, sono tranquillo. Beh, polveri che pesano miliardi di volte di più percorrono migliaia di chilometri. Quindi una polvere di un inceneritore a fare 5 km impiega un attimo. E producono le rocce, erodendosi, e producono gli incendi dei boschi. Questa è una cosa che vi dovrebbe interessare molto, perché il bosco, il legno, quando brucia, produce polveri. E perché produce polveri? Per un motivo molto semplice. Perché non è vero quello che ci danno ad intendere normalmente, poi lo vedremo fra un'ora e un po'. Non è vero che il legno è fatto di carbonio, idrogeno e ossigeno. Certo è fatto di carbonio, idrogeno e ossigeno, ma c'è un sacco di altra roba dentro. E perché? Semplicemente perché la pianta succhia da terra l'acqua, e nell'acqua ci sono sciolte e sospese un sacco di sostanze, elementi chimici, che finiscono nel legno e che finiscono bruciati poi se noi bruciamo questo legno. Ma il vero grande inquinatore è l'uomo. La natura produce polveri molto grosse, ne produce poche e molto grosse. Grosse, lo vedremo fra un po', significa poco patogene, cioè poco capaci di indurre malattie. Più è fine la polvere, più è capace di indurre malattie. La natura non produce polveri fini come quelli che produce l'uomo. Come funziona la natura? La natura funziona in maniera circolare. Che cosa vuol dire circolare? Significa che io sono un essere naturale e produco una determinata sostanza. Questa sostanza serve a un altro essere che produce a sua volta un'altra sostanza, magari di rifiuto per lui, questa sostanza di rifiuto però è utile a un altro essere, e così via, fino a fare un cerchio perfetto. Il cerchio più comune, più semplice da capire, è anche il ciclo del carbonio. Che cos'è questo ciclo del carbonio? Prendiamo una pianta verde qualunque, una pianta con le foglie, verdi. Queste foglie verdi, nei cloroplasti, cioè un organo, diciamo così, della cellula della foglia, ci sta un pigmento verde che è la clorofilla. Grazie a questa clorofilla e grazie all'energia che la foglia cattura dal sole, l'anidride carbonica che sta nell'aria viene catturata e fatta reagire con l'acqua che arriva dalle radici. Anidride carbonica e acqua, grazie all'energia solare, diventano una molecola molto più grande, amidi diversi, zuccheri, che servono per la vita della pianta e che servono poi anche a noi che ci mangiamo la pianta. Quindi la pianta cattura l'anidride carbonica. Ma qual è lo scarto della pianta? Lo scarto della pianta è l'ossigeno, che per noi è vitale. Qual è per poi lo scarto nostro? L'anidride carbonica, che regaliamo alla pianta. Un cerchio perfetto. Noi diamo l'anidride carbonica, loro ci danno l'ossigeno. Il concetto di rifiuto non esiste in natura. Il concetto di rifiuto l'abbiamo introdotto noi uomini. L'uomo è l'unico essere che popoli la Terra che non vive in questi circoli perfetti, ma vive in una linea retta. Noi abbandoniamo qualche cosa che la natura non conosce, cioè il rifiuto. Il rifiuto la natura non lo conosce. E come facciamo a inquinare? Per esempio facendo dei buchi, delle cave, delle miniere a cielo aperto che liberano polvere, scaricando nelle acque un sacco di porcherie. Ma non guardate il prodotto grossolano, quello che fa tanta impressione a Napoli, a Monnezza. Non è quello che è particolarmente critico. Quello che è critico è ciò che voi non vedete, cioè ciò che è sciolto o sospeso nell'acqua. L'uomo ha un'altra particolarità, è l'unico essere che vive in tane non naturali. La tana dell'uomo, si chiama casa, è fatta con qualche cosa che non appartiene alla natura. Cemento, vetro, acciaio, intonaco. E questo intonaco invecchia, reticola significa fare delle piccolissime crepe,
e queste piccolissime crepe mandano in atmosfera delle polveri che poi noi troviamo nell'aria. Stessa cosa succede con l'asfalto. Noi abbiamo asfaltato 1.000.000 di chilometri quadrati di pianeta, questo asfalto si consuma, si usura, reticola, invecchia e manda in atmosfera delle polveri. Ora poi l'ARPA ha avuto l'idea brillantissima di dare il suo placet, il suo benestare al mescolamento delle ceneri tossiche da inceneritore agli asfalti, che significa portare a domicilio l'inquinamento, perché credo che la maggioranza di noi viva nei pressi di una strada asfaltata e da lì tutte le ceneri tossiche dell'inceneritore ci vengono portate a casa. I fumi industriali inquinano, credo che sia inutile insistere, le fonderie inquinano e inquinano anche molto. Tutte quelle striscioline colorate, arancioni che vedete, non sono altro che microparticelle che abbandonano il crogiolo, incandescenti, poi lo vedremo, si spezzano e fanno nanoparticelle. Il traffico inquina, non pensate soltanto ai gas di scarico che pure inquinano tantissimo, ma i freni si usurano e mandano in atmosfera polveri cancerogene. Ormai da anni in Germania è in corso uno studio su queste polveri cancerogene da freno e ormai la cosa è molto chiara. Poi perché noi cambiamo il pneumatico dell'automobile? Perché si consuma, si usura, e ciò che si usura, ciò che si consuma e non è più attaccato al pneumatico, attaccato al battistrada, finisce forzatamente in aria. Gli aerei inquinano moltissimo, soprattutto in fase di atterraggio e di decollo. Le centrali termoelettriche, che bruciano oli pesanti o bruciano una delle bufale di oggi, il carbone cosiddetto pulito. Il carbone pulito semplicemente non esiste, non c'è proprio. Basta che voi leggiate una qualsiasi intervista di Carlo Rubbia, che un premio Nobel l'ha pure vinto, e vi dirà che il carbone pulito è una pia invenzione, non c'è. Il carbone poi oltretutto è anche radioattivo, cosa che voi non dovete assolutamente sapere, ma il carbone è radioattivo. E a proposito di radioattivo ci sono le centrali nucleari che inquinano tanto. Vedete quel fumo che si leva dai camini, quello produrrà quelle che si chiamano polveri secondarie, di cui parleremo fra poco. Poi ci sono gli inceneritori sono una follia, sono la dimostrazione direi quasi vivente della inferiorità dell'uomo rispetto a tutti gli altri animali. Inceneritori che sono anche gli inceneritori a biomassa, perché li chiamano centrali a biomassa, li chiamano come volete, ma sono a tutti gli effetti degli inceneritori. Quindi degli inceneritori vale pari pari per le biomasse, perché inceneriscono le biomasse che poi vedremo che truffa sono. Ci sono i cementifici a inquinare. Perché il cementificio? Perché oltre a bruciare marmi, caoline, eccetera, ad alta temperatura, mescolano rifiuti a ciò che bruciano. Mescolano rifiuti e le ceneri di questi rifiuti vengono a loro volta mescolati al cemento. Quindi noi andiamo a comprare del cemento che contiene il 10-11% di ceneri tossiche e noi non lo sappiamo, non lo sappiamo perché non viene scritto sulla confezione, cosa che a parer mio, io non sono un avvocato, ma a parer mio è illegale, perché sulla confezione di qualche cosa che io compro ho diritto di sapere che cosa c'è dentro. C'è il riscaldamento domestico a inquinare, che non inquina poi tanto quanto ci danno di intendere, perché si dà sempre la colpa al riscaldamento domestico e al traffico. Perché? Perché tutti noi più o meno viaggiamo in automobili, tutti noi più o meno scaldiamo la casa, quindi si dà la colpa a riscaldamento e automobili, in modo che la colpa di tutti, il che significa la colpa di nessuno, in realtà non è proprio così. Io vorrei soffermarmi un attimo sull'amianto, non perché magari a voi interessi particolarmente questo tipo di inquinante, ma perché ha una storia molto molto educativa da un certo punto.
L'amianto è un minerale, in realtà sono 8 minerali diversi, che hanno un potere coibentante ottimo, ignifugo ottimo. Però ha un difettuccio, che fa venire il cancro. Un cancro che si chiama mesotelioma, in due forme diverse, pleurico e peritoneale. In realtà può colpire anche altri tessuti, ma insomma limitiamoci a questo. Cioè colpisce tutti i tessuti mesoteliali, quelli che fanno da involucro a certi organi, agli organi, insomma, per esempio il pericardio che avvolge il cuore. Ma insomma, fermiamoci ai due più comuni, pleura e peritoneo. Noi lo sapevamo da tanti anni che l'amianto produce questo tipo di cancro. Lo sapevamo dal 1863 con certezza scientifica, perché ad allora risale il primo lavoro medico su questo inquinante, fra l'altro prodotto da un medico donna, stranamente, siamo alla metà dell'Ottocento. Lo sapevamo dal 1863 scientificamente, ma lo sapevamo dal primo secolo d.C., se avessimo avuto un po' di cultura classica, perché Plinio il Vecchio che muore nel 79 d.C., lui era capo della protezione civile quando il Vesuvio distruggeva Ercolano, Pompei, Bosco Reale, e lui fu mandato dall'imperatore proprio a fare quello che oggi fa Bertolaso. Lui andò poi sul Vesuvio, dove morì perché era asmatico, si tirava le particelle e morì di un attacco d'asma, cioè dice suo nipote Plinio il Giovane. Bene, che cosa dice Plinio il Vecchio nel suo Naturalis Historia, 37 volumi? A un certo punto dice: non comperate gli schiavi che lavorano in una miniera di amianto, che hanno lavorato in una miniera d'amianto, perché sono una fregatura, muoiono, quindi vi costano e non vi rendono perché muoiono. Poi dice anche un'altra cosa: chi lavora nelle miniere d'amianto deve portare una mascherina. Siamo nel primo secolo dopo Cristo. Se noi tutte queste cose le sapevamo da allora, perché abbiamo impiegato fino al 1992 a mettere fuori legge l'amianto? Legge poi recepita nel 93. Motivo semplice: l'amianto costa poco, funziona benissimo, gli industriali non lo vogliono perdere. Allora che cosa fanno? Fanno esattamente quello che è stato fatto per il clorofluorocarbone, cioè il gas che stanno nelle bombolette spray, stavano nelle bombolette spray, nei condizionatori d'aria, nei frigoriferi, è stato fatto per le diossine, è stato fatto per il fumo di tabacco, è stato fatto per il piombo tetraetile delle benzine, e si sta facendo oggi per gli inceneritori a biomasse o non a biomasse. Si comperano degli scienziati, scienziati fra virgolette ovviamente, sono scienziati che non hanno obiezioni morali a prostituirsi e per quattro soldi scrivono dei lavori scientifici fasulli in cui dimostrano ciò che il corruttore vuole che sia dimostrato. In quel caso si dimostrò che l'amianto non inquinava. Questo fino al 1992, quando la strage a livello mondiale è stata talmente imponente che il mondo, non la Repubblica Italiana, il mondo ha messo fuori legge l'amianto. Oggi siamo nelle stesse condizioni con gli inceneritori. Si comprano professori universitari da quattro soldi, medici che non ricordano più di aver prestato il giuramento di Ippocrate, e si fanno scrivere delle idiozie sugli inceneritori. Poi ci sono quei tecnici che vi raccontano che uno brucia un chilo di roba ed esce un chilo di niente, cioè non esce nulla, quindi brucia del ferro. Quindi se voi avete la pazienza di seguirmi fino alla fine, vedrete che questi signori dovrebbero essere rimandati nemmeno alla prima elementare, ma all'asilo dei miei tempi, quando si facevano le aste, perché o sono ignoranti o vi stanno prendendo per i fondelli. Se sono ignoranti vanno all'asilo, se li prendono per i fondelli vanno in galera.
Altra fonte di inquinamento è il terrorismo. 11 settembre 2001 crollano le Torri Gemelle, crollano anche 7 grattacieli intorno, vengono fatti crollare, in realtà mica pericolati, polvere dappertutto. Mia moglie, che a volte porta male, scrive sul New York Herald Tribune: attenti perché poi vi ammalate se state in quelle condizioni. Non veniamo creduti. Poi nel 2004 mi squilla il cellulare, agosto 2004, e dicono: oddio, non è che potreste fare un salto a New York, abbiamo 170.000 malati. E solo che era un po' tardi il 2004. Forse se avessero dato retta prima, magari a uno scienziato, o magari anche al buon senso, perché credo che respirare delle polveri, chiunque sappia, non fa tanto bene, forse non avrebbero avuto la strage che stanno avendo adesso. Noi ecologici ci occupiamo dei pompieri di New York, dove scoviamo ancora le polveri di allora. Un'altra cosa di cui ci occupiamo, e ci occupiamo moltissimo, è la guerra. Ce ne occupiamo perché noi lavoriamo con l'Osservatorio Militare Italiano. Mia moglie è consulente da 2 legislature a titolo gratuito, consulente del gruppo senatoriale che si occupa di malattie da uranio impoverito e da nanoparticelle. La scoperta è che questi militari e anche i civili non si ammalano per la radioattività dell'uranio, che peraltro è scarsissima perché è molto poco l'uranio che si adopera in queste bombe, ma si ammalano per le polveri che vengono sviluppate da queste esplosioni. Da esplosioni non solo dall'uranio impoverito, ma per esempio anche al tungsteno, che è un altro metallo che ha delle caratteristiche tutto sommato simili a quelle dell'uranio dal punto di vista del potenziale bellico. Bene, queste ricerche svolte nel nostro laboratorio e condotte da mia moglie hanno portato nel marzo del 2009 alla decisione del Presidente della Repubblica di emanare un decreto, che è questo, decreto numero 37 del 2009, pubblicato il 22 aprile poi sul numero 93 della Gazzetta Ufficiale, che dice che le nanopolveri, fra le altre cose, dice che le nanopolveri sono un patogeno e i militari o anche certi tipi di civili che hanno inalato queste nanopolveri e che si sono ammalati hanno diritto a essere indennizzati. Quindi, quando si dice che non si sa se le nanopolveri fanno male, non fanno, quando si dice il fatto è ancora dibattuto, è falso, non è dibattuto affatto. Addirittura non soltanto la scienza lo sa, ma addirittura la legge che segue la scienza con anni di ritardo. Quindi la legge italiana prevede questa cosa. Quando vi vengono a raccontare che non si sa se è vero che queste polveri fanno male o no, perché la scienza ne dibatte, ma forse si dibatte in qualche osteria di campagna, ma non certamente a livello scientifico. Quindi non credeteci. Un altro concetto fondamentale è che tutte le combustioni, dal fiammifero alla sigaretta all'inceneritore a biomassa, producono polveri, producono particolate, tutte, nessuna esclusa. E queste sono polveri caratteristiche della combustione. Vedete come sono fatte? Sferiche, cave al loro interno, più o meno come un uovo, come un albero, come una palla dell'albero di Natale, come l'uovo in Pasqua. Cave al loro interno estremamente fragili, tanto fragili che si rompono con niente e provocano la formazione di cocci relativamente grandi, ma anche di centinaia o forse migliaia di nanoparticelle. Sono tutte, forse c'è troppa luce, ma insomma, fidatevi, ci sono qui dei puntini che non sono altro che cocci piccolissimi, e più piccola è la particella, più è patogena. Quindi una sola particella può a sua volta produrre migliaia di particelle molto più patogene della particella d'origine. Da tutte le combustioni, sigaretta o inceneritore, quello che volete, escono delle particelle, delle polveri che si chiamano polveri primarie. Poi le vedremo un pelino più in dettaglio, ma non tanto più in dettaglio.
Insieme con queste polveri, vi state ben attenti perché parlo anche di inceneritori a biomasse, su questo, escono dei gas. Questi gas sono ossidi d'azoto, ossidi di zolfo, ammoniaca e composti organici che dipendono da ciò che io sto bruciando in quel momento. Cioè io non riesco a prevedere quali sono i composti organici che escono perché non so che cosa in quel momento mi sto bruciando. Comunque sono composti organici. Questi gas in atmosfera trovano ozono, trovano vapore d'acqua e trovano dei radicali liberi, cioè delle parti di molecole estremamente reattive. Si condensano sotto effetto della luce, effetto fotochimico, si condensano e danno origine a polveri che si chiamano polveri secondarie. Attenzione, perché queste polveri secondarie in massa sono da 6 a 8 volte almeno superiori alle polveri primarie. E di queste polveri non si parla mai. Quando si fa una valutazione di impatto ambientale, una VIA, di queste polveri non si parla mai. Sono da 6 a 8 volte superiori alle polveri di cui si parla. Perché sono così importanti queste polveri secondarie? Oltre a essere preponderanti dal punto di vista della massa, perché a queste polveri si appiccicano degli altri inquinanti: diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, tutta una serie di inquinanti organici velenosissimi che non viaggerebbero se non avessero questo trasportatore che è la polvere secondaria. Di tutto questo non si parla mai. Quindi quando vi danno una via, una valutazione di impatto ambientale da osservare, da guardare, da controllare, voi sappiate che è già taroccata all'inizio, all'origine, perché mancano queste polveri. Queste nanoparticelle non si trovano soltanto nell'aria, però, perché alla fine, dopo lunghi tragitti, cadono per esempio su frutta, verdura, vegetali in generale. Noi abbiamo fatto una ricerca che abbiamo pubblicato nel 2009, cioè meno di un anno fa, e in questa ricerca abbiamo controllato questi dei vegetali, dei farinacei, pani, pane e biscotti. Pane e biscotti che venivano da 3 continenti diversi, 16 paesi del mondo, 3 continenti diversi. E nel 40% dei casi abbiamo trovato che questi prodotti erano inquinati da particelle antropiche, antropiche significa provocate dall'uomo. Ma anche non nei farinacei, pensate, un cavolfiore che ha quella superficie così rugosa, quando le particelle cadono lì sopra, voi potete fare qualsiasi cosa, ma non riuscirete più a liberarvene. Potete lavare il cavolo, il broccolo, 1000 volte, fare ciò che volete, ma non ve ne libererete più. Queste sono proprio delle fotografie di quella ricerca. Queste pane, pane italiano, di 2 provenienze diverse, ma quello sopra contiene tungsteno, tantallo, cobalto, eccetera, quello sotto contiene cobalto, argento, tungsteno, eccetera. Io so da dove viene quel pane, ma non ho idea di quale sia l'origine dell'inquinamento. Perché? Perché la farina, col mondo globalizzato che abbiamo oggi, viene da qualsiasi provenienza, Ucraina, Canada. Da dove viene questo inquinamento? È l'inquinamento, che so, dello stato dell'Alberta in Canada, è l'inquinamento che viene dal Mar Nero, da Kiev, non lo so. Io però ce l'ho nel mio pane. Questi sono biscotti molto comuni. Quelli sopra contengono addirittura particelle con dell'osmio dentro. L'osmio è un metallo raro che si trova in natura sempre col platino. Come ha fatto a finire lì? Non lo so. Quelli sotto sono biscotti ancora più comuni con delle particelle di tungsteno che noi ci mangiamo. La fotografia che viene dopo invece è forse ancora peggio, perché è un omogeneizzato per bambini che contiene delle particelle di titanio. E vi assicuro che il bambino non è affatto contento di mangiare le particelle di titanio. Questa è una cialda per gelato con particelle di acciaio, ferro cromo. Vongole con particelle di ferro alluminio. Questa è una cosa che
i giovani conoscono benissimo, gli hamburger. Guardate un po' che cosa c'è negli hamburger. Questo è un campo di microscopia elettronica, molto piccolo quindi, non si va a decine di migliaia di ingrandimenti. Tutta quella roba bianca che vedete sono nanoparticelle d'argento. Tra un po' vedrete il perché, come fa l'argento a finire nell'hamburger, nel muscolo della mica. Come fanno queste particelle a entrare di soppiatto nell'organismo? Si comportano come dei gas. Più sono piccole, più il loro comportamento è omologabile a quello di un gas. E come un gas vengono inalate e finiscono tanto più in profondità nel nostro albero respiratorio quanto più sono piccole. Noi abbiamo tutta una serie di tubicini nei nostri polmoni, sono bronchi. Questi tubicini sono tubicini ciechi che finiscono dentro dei sacchetti, che sono gli alveoli polmonari. Ne abbiamo 300 milioni di questi sacchetti ed è lì che arriva il sangue, che cede l'anidride carbonica e si carica di ossigeno. Ma in questi 300 milioni di sacchettini finiscono queste polveri. E queste polveri, nel giro di 60 secondi, dal polmone finiscono al sangue. Questo è una... è un cronometraggio non fatto da noi, ma fatto dall'Università di Lovanio in Belgio, poi pubblicato nel 2002. Stessa cosa succede quando noi mangiamo queste polveri, dallo stomaco, dall'intestino, finiscono anche queste nel sangue. E nel sangue già provocano un guaio. Guardate un po', queste sono, è una fotografia al microscopio elettronico, questi sono globuli rossi, tra l'altro è molto buffo il fatto che una signora che fa la restauratrice che dice che di essere una scienziata che si intende assolutamente di tutto ci fece un'obiezione su questo dicendo non avete messo la scala. Ora qualsiasi persona, qualsiasi addetta ai lavori sa che un globulo rosso è 6 micron più o meno, quindi non c'è bisogno di scala, ma la signora ci ha fatto questa obiezione. Bene, su questi globuli rossi vedete tutti quei puntini. Tutti quei puntini sono delle nanoparticelle, in questo caso di mercurio. Sulla superficie del globulo rosso ci sta un pigmento che è l'emoglobina, che serve per trasportare sia l'ossigeno sia l'anidride carbonica. Se noi mettiamo queste particelle, l'emoglobina non può più fare il suo lavoro. Quindi noi non riusciamo più a liberarci dell'anidride carbonica e non riusciamo più a trasportare ossigeno. Già questo è un piccolo guaio. Ma guardate quest'altra fotografia. C'è uno striscio di globuli rossi. In questi globuli rossi ci sono, ce ne sono alcuni, ci sono delle particelle tra questi globuli rossi. E queste particelle, queste che vedete nel cerchietto giallo, non sono adese al globulo rosso, ma sono nella parte liquida del sangue, sono nel plasma. Poi ce ne sono altre che sono invece finite nel globulo rosso, all'interno del globulo rosso. Concentratevi un attimo sulle polveri che sono finite nel plasma. Che cosa succede? Il plasma contiene una proteina che si chiama fibrinogeno. Questa proteina è solubile, sciolta nel sangue, sciolta nel plasma. Ma quando il sangue viene in qualche modo disturbato, e se c'è qualche biologo, qualche medico, mi scuso della ipersemplificazione, ma insomma io devo farmi capire, quando il sangue viene in qualche modo disturbato, questo fibrinogeno si trasforma in una proteina solida che si chiama fibrina. E sono proprio quelle fibre, quelle strisce, quelle barbe che voi vedete. E ciò che in questo caso ha trasformato il fibrinogeno in fibrina non sono altro che queste particelle che erano contenute nel sangue. Perché è così importante questa reazione? Perché su queste fibre, su questo fuso, si va a formare un trombo, cioè un coagulo di sangue, il che è estremamente critico per la nostra salute. Guardate un po' che cosa succede a livello venoso, nelle vene. Qui vedete delle polveri e sono contornate da un coagulo. Intorno a queste polveri si è formato questo trombo. Questo trombo finisce inevitabilmente nel circolo polmonare e dà luogo a una malattia che si chiama tromboembolia polmonare, terza causa di morte al mondo. Quindi non stiamo parlando di una patologia da quattro soldi, è la terza causa di morte al mondo.
Se siamo in ambito arterioso, intorno a queste polveri, qui vedete una polvere, in questo caso è di alluminio, silice e potassio, si formano dei trombi che finiscono, se finiscono nel cervello da un ictus, in questo caso era finito nel circolo coronario, cioè quelle piccole arterie che vanno a nutrire il cuore, hanno dato luogo a un infarto del miocardio. Questo signore è morto per un infarto e questo infarto era stato provocato proprio dalle polveri e ambientali. Ma quei fenomeni che vi ho fatto vedere si verificano più o meno in un decimo della popolazione, cioè in quella parte di popolazione che è che ha quello che si chiama una diatesi ipercoagulativa, cioè ha la caratteristica di ipercoagulare, coagulare in eccesso. Nella stragrande maggioranza della popolazione, il 90% della popolazione, queste polveri viaggiano nel sangue e finiscono in tutti gli organi, non importa quale, noi non lo sappiamo a priori. Qui vedete un fegato e un rene, ma avrei potuto mettere un cervello, avrei potuto mettere polmoni, stomaco, qualsiasi organo. Come, che cosa fanno questi organi? Si comportano né più né meno come dei filtri meccanici. Questi filtri meccanici bloccano le particelle e non sono più capaci di liberarsi. Queste non se ne vanno più via. E allora che cosa fanno questi organi? Circondano le particelle con un altro tessuto, che si chiama tessuto di granulazione, un granuloma. Questo qui vedete è proprio un granuloma renale. Questo è un tessuto infiammatorio che rimane così per tutta la vita. Perché per tutta la vita? Perché le particelle che stanno dentro, come dicevamo, sono eterne. Cioè noi non riusciamo a distruggere. Quindi lo stimolo è per sempre. Purtroppo però c'è una probabilità molto diversa da zero che queste infiammazioni croniche si trasformino in cancri. E qui c'è una letteratura medica enorme, soverchiante. Questo è un linfoma analogico, una malattia in me in costante aumento, in cui vedete proprio delle particelle che da causa di infiammazione che sono poi diventate cancro. Questo qui vedete un glioblastoma, cioè un cancro del cervello con particelle di ferrocromo. Qui vedete una cosa un pochino più critica, cioè un cancro delle ossa di una bambina di 7 anni con delle particelle dentro composte, sono delle leghe metalliche molto strane, particelle composte in questo caso da magnesio, alluminio, titanio, silicio, ferro, zolfo, piombo, bismuto, rame, cioè una lega classica da inceneritore, bambina di 7 anni. Questo invece è un bambino di 6 anni, che poi è morto a 11 anni, di cancro della prostata. Un bambino che viveva fra due inceneritori, un inceneritore ospedaliero e un inceneritore di rifiuti solidi urbani, e nel suo cancro della prostata lui aveva particelle di una lega molto caratteristica fatta da ferro, cromo, nichel, stagno, bario, oro, argento, rame, silicio, zolfo. Leghe che non esistono, che voi non troverete mai in nessun manuale di metallurgia perché non servono a niente, classiche dell'incenerimento, classiche. Una delle cose che noi... Una delle cose che abbiamo scoperto è questa fotografia. Le particelle sono capaci di entrare nel nucleo delle cellule, spontaneamente. Vanno dentro il nucleo delle cellule. Ora, io credo che qualcuno di voi si ricordi che nel nucleo delle cellule ci sta un filamento lungo quasi 2 metri che si chiama DNA. Questo DNA contiene il libretto di istruzioni del nostro vivere, di come si riproduce la cellula, come vivono le cellule, come viviamo noi, che cosa lasciamo ai nostri eredi. E queste polveri finiscono lì dentro. Anche questa è stata una cosa ignorata dalla nostra accademia, ma non dalla comunità europea, che ha dato ancora una volta a mia moglie la direzione di un progetto che lei aveva ideato, un progetto che si chiama DIPTA, che è finito 3 mesi fa, anzi le conclusioni sono ancora in via di completamento, e questa volta è stato un progetto più grosso di quello precedente, che aveva 10 centri di ricerca su 6 paesi europei alle dipendenze di mia moglie. Un'altra
delle cose che abbiamo visto è questa: le particelle sono capaci di entrare nello sperma. Questo è uno spermatozoo. Intorno a questo spermatozoo ci sono delle nanoparticelle di piombo, e giù vedete due microparticelle di piombo. Cosa succede? Due cose succedono. Primo, questo signore diventa sterile. La cosa era già conosciuta. Si parlava di sterilità industriale, cosa conosciuta da molti decenni. C'erano degli operai che lavoravano in certe condizioni che diventavano sterili e nessuno capiva perché. Non si sapeva perché. Eccolo qua perché. Perché queste particelle vanno a impigrire lo spermatozoo, che non è più capace di entrare nell'ovulo. Il secondo problema è di carattere familiare, cioè quando questo signore ha un rapporto sessuale non protetto, sviluppa nel canale vaginale della sua partner delle piaghe sanguinanti, molto dolorose e intrattabili, ribelli sia al trattamento chirurgico sia al trattamento farmacologico. Si chiama Burning Semen Disease, la malattia del seme che brucia, la malattia del seme che brucia. Guardate un po' che cosa fanno queste polveri inquinanti anche a livello di vegetali. Questo è un talassaco, un fiore estremamente comune, una composita come la margherita, come il carciofo, come il cardo, come tanti altri fiori. Questo è un talassaco. Guardate lo stelo di questo fiore. Guardate un po' cosa succede quando questo fiore è costretto a vivere in un ambiente inquinato da polveri, in questo caso erano polveri di cromo. Guardate un po' lo stelo, uno stelo multifascicolato. A noi non fa impressione perché noi apparteniamo al regno animale, ma questo è un regno vegetale, quindi non ci fa tanta impressione, ma questa è una malformazione orrenda. Anche il fiore è malformato. Guardate un po' questo invece. Qui già ci avviciniamo un pelino di più. Questo è un foraminifero. Il foraminifero è un protozoo che vive nel mare. Piccolo, in questa varietà è grande circa 0,2 mm e vive all'interno di un guscio che lui si costruisce, un guscio minerale che lui si costruisce. Questo è un foraminifero normale, vedete com'è la forma, più o meno tondeggiante. Guardate un po', un foraminifero che nasce in un'acqua inquinata da polveri, attenzione, un mare che aveva la bandiera blu. Eccolo qua. Questa è la malformazione. Io capisco che qualcuno dirà, ma a me che cosa me ne può fregare del foraminifero? E invece sarà meglio che a cosa ci interessa, per almeno due motivi. Primo motivo, il foraminifero è alla base della catena alimentare, catena al cui vertice sta l'uomo. Se noi andiamo a scuotere, a disturbare la catena alimentare fin dalla base, la ripercussione più grossa ce l'avremo noi, che stiamo al culmine di questa catena, e al culmine della catena arrivano tutte le ripercussioni. Ma c'è un altro problema. Il foraminifero fissa l'anidride carbonica per farsi il guscio minerale, che è un guscio calcareo. I foraminiferi catturano ogni anno miliardi di tonnellate di anidride carbonica, miliardi di tonnellate. Se noi distruggiamo i foraminiferi, avremo anidride carbonica in eccesso, e l'anidride carbonica in eccesso significa incompatibilità con la vita umana. Che cosa facciamo noi per eliminare la CO2, a parte delle leggi che nessuno rispetta? Tecnologia. Guardate un po'. Andiamo in una fabbrica che fa anidride carbonica e con un sistema molto complesso e costoso noi sotterriamo a una bella profondità, sotterriamo l'anidride carbonica. Bene, tutto questo costa un patrimonio, agisce su una fonte di anidride carbonica, cioè su lo 0,00000001% dell'anidride carbonica. E non sappiamo nemmeno se abbia veramente un effetto, cioè noi non sappiamo veramente se a distanza di secoli poi questa anidride carbonica sarà veramente fissata, mineralizzata nel terreno. Noi spendiamo un patrimonio per avere un risultato piccolissimo
e uccidiamo i foraminiferi che fanno miliardi di volte meglio gratis. L'uomo è veramente un animale un po' strano da questo punto di vista. Allora, abbiamo detto che noi malformiamo i fiori, malformiamo i foraminiferi, ma purtroppo queste polveri passano anche da madre a feto. Questo è un agnello malformato, il cervello non si è formato completamente, al posto degli occhi ci sono gli orecchi, tutti gli organi interni erano malformati. Questo viene dalla Sardegna, da Salto di Quirra, per Casa di Fogo, poligono sperimentale, poligono militare più grande d'Europa. Lì cosa succede? Succede che giocano alla guerra, scoppiano le bombe, fanno polvere, le polveri cadono sull'erba, la pecora mangia l'erba, se la pecora è gravida trasmette le sue polveri al feto. E questo è il risultato, questo è un altro feto, vedete sul tavolo di laboratorio, cioè un feto, questo è nato, ma poi chiaramente morto immediatamente, guardate un po', questo è un agnello, non so se voi lo riconosciate. Questo è quello che abbiamo trovato nell'agnello, particelle nel cervello, nel fegato, nel testicolo. Purtroppo l'uomo non è affatto esente da questi problemi. Questo è un feto, un rene di un feto umano malformato con delle particelle di zinco, e questo è un feto, un fegato di un feto umano con delle particelle di piombo. Qualche anno fa, un paio di anni fa, due anni e mezzo fa, esce un giornale di Mantova che evidentemente non aveva nient'altro da scrivere con questa notizia: bimbi malformati colpa delle micropolveri. Micro, vabbè. Inquietante scoperta della dottoressa Gatti, che è la signora che sta lì in fotografia, che ha visto queste delle particelle dentro dei bambini malformati, mantovani, qui siamo a Mantova. Questo è uno dei feti. È meglio che guardiate, perché poi succede anche qui, cioè, o può succedere anche qui. Non è che voi siate esenti da queste cose. Scuotere la testa, toccarsi gli attributi, comprare il gobbetto certificato a Napoli non serve. Serve molto di più il cervello e la scienza. Muore dopo 8 ore dalla nascita. L'anatomopatologo lo mette sul suo tavolo di dissezione, che è questo, gli fa una bella autopsia, vede che tutti gli organi interni sono malformati, gli fa la diagnosi: leucemia mieloide acuta. Una delle cose strane è che il bambino nasce da madre sana, che la mamma non aveva la leucemia, lui si è ammalato di leucemia nel grembo materno. Ci dà tutti i pezzettini degli organi che noi analizziamo. Questo è quello che troviamo nel rene, una parte di ciò che troviamo nel rene: particelle molto piccole, da 0,2 micron fino a 7 micron, con, guardate un po', che cosa ci sta dentro. Elementi assolutamente estranei al corpo umano, e queste sono particelle che stanno nel rene. Mi si spieghi come fanno delle polveri a essere presenti in un bambino che non è mai uscito dal grembo materno. Questi sono i linfonodi, particelle dentro di zinco, di tutto, magnesio, cloro. Questi sono i linfonodi. Questo è il cuore è molto interessante. Silicio, rame, un po' di tutto, nickel. Molto interessante, perché vi ricordate quando vi facevo vedere le particelle ad alta temperatura? Eccole qua, sferiche. Particelle ad alta temperatura, quindi classiche da qualcuno che ha bruciato qualche cosa. Queste sono particelle ancora più piccole che si sono agglomerate, tutte sferiche anche queste. Nel cervello, addirittura il titanio, c'era di tutto. Eccolo qua il cervello. Tutte le particelle che noi abbiamo individuato nei tessuti patologici sono non biodegradabili e non sono biocompatibili. Quindi, per loro stessa definizione, sono patogeniche, cioè fanno venire le malattie, non essendo biocompatibili, sono ovviamente non compatibili con la vita.
più la particella è piccola, più la particella è aggressiva. E questo è ovvio perché più è piccola, più riesce a penetrare in profondità nell'organismo, compreso il nucleo delle cellule. Io vi invito a leggere questa brevissima frase, che tradotto in italiano significa: per il particolato non è stato identificato nessun livello di sicurezza. Cioè, le polveri sono patogene a qualsiasi concentrazione. Questa non è una cosa che dico io, è una cosa che dice l'ente europeo per l'ambiente nel suo rapporto numero 2/2007 a pagina 9. Quindi questo è un documento ufficiale, non così, qualcosa che si dice al bar. Cosa significa questo? Significa che se io produco delle polveri, anche se sto sotto i livelli di sicurezza, tra virgolette, legali, metto in circolazione qualche cosa che è comunque patogeno. E questo succede anche per la diossina, anche per le diossine non esistono livelli di sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi i livelli legali hanno semplicemente un significato burocratico, non scientifico. Non vi fate ingannare da questo. Quando vi dicono noi stiamo dentro i limiti di legge, la risposta più intelligente è chi se ne frega. A questo punto io chiedo se qui ci sia un politico che abbia potere decisionale, che disporre non ce n'è neanche. Benissimo, allora io vi prego di chiedere, quando li vedrete, se mai li vedrete, se c'è un politico disponibile a sottoscrivere sotto la sua personale responsabilità, che comunque c'è, anche se non la sottoscrive, sottoscrive una dichiarazione che affermi che tutto questo qui non accade, in questa valle non accade. Cioè questa valle ha un comportamento, racchiude comportamenti che non sono quelli del resto dell'universo. Solo nella valle del Serchio succede questo. A questo punto entriamo un pochino più nello specifico, perché parliamo di incenerimento dei rifiuti. Incenerimento significa bruciare qualche cosa e ridurlo in cenere. Quindi non facciamoci sviare da ma io brucio questo, io brucio l'altro. Io sto incenerendo qualche cosa. Poi se volete se ne può discutere. Allora, io ho la mia immondizia, la prendo, la porto all'inceneritore, la brucio, immondizia o qualsiasi altra cosa. E quello che mi esce è questo: nulla e un mondo. Questi signori, però, adesso io non vi voglio stare a tediare con tutta la storia della scienza, dalla sagra di Clazomene, V secolo a.C., ai giorni nostri, però mi voglio fermare soltanto un attimo al 1786, quando un signore in Francia, un signore che era laureato in legge, è stato il più grande chimico della storia, si chiamava Antoine Lavoisier, che lavorava come me con la moglie, ma sua moglie era meno brava di lui, invece una moglie che purtroppo è molto più brava di me. Questo signore fa un esperimento, prende del fosforo, lo mette nel bussolotto che vedete sulla tovaglia rossa, lo pesa, lo mette dentro, pesa l'aria che ci sta dentro, cioè ne valuta la massa dell'aria che sta in quel bussolotto e valuta anche quant'è l'ossigeno, che circa un quinto di questa capacità. Brucia tutto, raccoglie ciò che esce dalla combustione, vede che ciò che esce non è più fosforo, è un'altra cosa, ma vede che pesa esattamente come il fosforo che lui ha messo e l'ossigeno che era contenuto lì dentro. Quindi scopre che non è possibile distruggere nulla, nulla. La massa non è distruggibile, per così dire. Scopre quello che si chiama principio di conservazione della massa, che è un pilastro della scienza, è un corollario, se volete, della,
del primo principio della termodinamica oggi, allora non lo era. E questo principio di conservazione della massa, che è un principio universale, dice che la quantità totale di materia in un sistema chiuso rimane costante. Cioè, nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Lui ha trasformato il fosforo in qualcosa che non era fosforo, ma era una combinazione del fosforo più l'ossigeno, che quindi pesava come il fosforo più l'ossigeno. Lui non ha distrutto niente, perché non è possibile distruggere niente. Quando vi vengono a raccontare, sentivo anche stasera a cena, raccontavano che un impianto si metteva dentro della massa, della biomassa, quello che era, e dall'altra parte non usciva niente. Ora, questa è una cosa che non meriterebbe la bocciatura di uno scolaro, non dico neanche uno scolaro dell'elementare, meriterebbe le botte, bisognerebbe picchiarlo, uno che dice la parte di questo. E a vedere che cosa c'è dentro, perché uno che dice una cosa di questo genere non è nemmeno a livello degli alchimisti del Medioevo, perché neanche loro avevano il coraggio di dire una cosa di questo genere. Cioè, siamo a livello di imbecillità assoluta, quindi o sono persone che non ci arrivano con la testa o vi stanno truffando, come diciamo. Allora, vediamo un po' che cosa produce una tonnellata di rifiuti, ma di qualsiasi altra cosa. Ma vediamo di rifiuti, perché io ho i dati di Greenpeace. Questi sono dati che sono aggiustabili, nel senso che magari, ecco, una tonnellata di rifiuti bruciando produce una tonnellata di fumi, magari ne produce un po' meno, ma produce più cenere. Produce meno, produce un po' di più e produce meno ceneri, ma ciò che io ho bruciato come massa rimane invariato, perché questa è una legge che ha fatto quel tale che ha progettato l'universo, e questa cosa non è negoziabile. Non conta se io conosco qualcuno di potente, questa cosa è così e ce la dobbiamo beccare com'è. Bene, una tonnellata di rifiuti produce una tonnellata di fumi, ma produce anche da 280 a 300 kg di ceneri solide, che vengono definiti inerti, perché sono effettivamente inerti dal punto di vista chimico, o quasi inerti, ma sono tutt'altro che inerti dal punto di vista biologico, perché sono le polveri che io vi ho fatto vedere prima nei cancri o nelle altre malattie, nei infarti, eccetera, nella tromboembolia polmonare, eccetera. 30 kg di ceneri volanti, che sono ancora più sottili, quindi ancora più patogene, 25 kg di gesso, anche questo sottile, e 650 kg di acqua di scarico, calda e sporca. Fate un po' i conti, una tonnellata di rifiuti produce tutta questa roba, ma diventa il doppio. Come fa a produrre il doppio di ciò che io ho messo? Non ci sta più con Lavoisier, e invece ci sta benissimo. Perché una delle tante cose che non vi dicono è che quando bruciano qualche cosa sono costretti, per motivi assolutamente tecnici, a introdurre un'altra tonnellata di altro materiale, che è metano, che è calce, che è carbone, che è un sacco di altre, che è ammoniaca, che sono tutte sostanze che devono essere aggiunte. Quindi se ne aggiunge una tonnellata, un'altra tonnellata, il che significa che io poi butto nell'ambiente, da una tonnellata che avevo, ne butto due. Quindi non è un grosso business questo, è un grosso affare. Con però una aggravante. L'aggravante è questa, che quando io brucio qualcosa, e questo tutti i tossicologi lo sanno, e tutti gli anni a Zurigo, al Politecnico di Zurigo, che detto fra parentesi, ha più premi Nobel di quelli che ha avuto tutta l'Italia in tutta la sua storia, in questo congresso tutti gli anni si dice costantemente che quando io brucio qualcosa, ciò che esce è più tossico di ciò che è entrato. Provate a bruciare questo bicchiere assolutamente innocuo, lo bruciate, ci state sopra col naso, vi intossicate. C'è poco da fare, è la natura che è fatta così. Quindi qui non ci sono
non si possono prendere delle scorciatoie. Ma poi vi dicono che loro hanno le migliori tecnologie disponibili, le best available technologies, le BAT. Per esempio i filtri, noi abbiamo dei filtri eccezionali, perfetto. Che cosa fanno questi filtri? Allora noi abbiamo una combustione, un luogo, un punto in cui noi bruciamo. Da qui escono delle polveri, polveri che si chiamano polveri primarie, filtrabili. Perché si chiamano filtrabili? Perché se io metto un filtro appena a valle della combustione, queste polveri passano attraverso il filtro, quindi teoricamente il filtro riesce a bloccarle ed effettivamente le blocca. Non blocca le polveri ultrafini, perché quelle se ne vanno e sono la stragrande maggioranza, ma le polveri fino a più o meno 2 micron e mezzo le blocca. Le blocca però con un problemino. Il problemino è che ogni 2-3 secondi questi filtri sono completamente intasati. E allora il progettista che cosa fa? Il progettista ovviamente sa questa cosa, fa in modo che ogni 2-3 secondi su questi filtri arrivi, che sono filtri di stoffa, filtri a mani che si chiamano, arrivi uno sbuffo d'aria compressa, molto violenta, che scuote queste polveri, scuote questi filtri. Quindi queste polveri prendono fuori dal filtro e quindi se ne ritorna. Quindi questo filtro praticamente non ha fatto nulla, o se ha trattenuto qualcosa ha fatto ben poco, anche perché poi questa roba dovrà per forza essere tolta dal filtro. E questi filtri, vi ripeto, ogni 2-3 secondi sono intasati. E questo lo sa benissimo chi progetta questa roba. Ma ci sono delle altre polveri, quelle che si chiamano polveri primarie condensabili. Ci sono degli elementi chimici, delle sostanze chimiche che passano attraverso il filtro in fase gassosa o in fase ionica, sono degli ioni. Quindi il filtro è assolutamente inefficace e quindi qui il filtro non fa niente. Poi ci sono le polveri secondarie di cui abbiamo visto prima e anche su questi i filtri non fanno nulla. Quindi questi filtri al massimo hanno un'azione su un 2-3% delle polveri, ma per 2-3 secondi e basta. Dopodiché queste polveri vengono liberate di nuovo. Quindi questi filtri non servono a nulla. Tant'è vero che chi fa gli inceneritori molto spesso fa dei bypass. Fa dei bypass che sono illegali, ma che poi non portano problemi, perché tanto queste polveri finirebbero comunque nell'ambiente, in qualche modo finirebbero nell'ambiente. Fanno dei bypass che poi vengono chiusi quando arrivano le ispezioni, cosa che loro sanno con molti giorni di anticipo, perché... agiamo sulla temperatura, perché uno dei problemi grossi è quello della diossina. Le diossine sono, in realtà sono molte, sono 75, poi se ci mettiamo dentro i furani che sono molto simili alle diossine andiamo a 300 e passa. Ma la diossina di cui si parla normalmente è quella di Seveso, quella che ha 4 atomi di cloro nella molecola. Queste diossine, questo tipo di diossina, si forma principalmente fra i 400 e gli 800 gradi. Allora loro che cosa dicono? Noi alziamo la temperatura oltre gli 800 gradi, non si formano più diossine. In realtà non è vero. Non è vero perché intanto si formerebbero comunque lo stesso. Ma è vero, io brucio a magari 900, 1000, 1100 gradi lì, ma lungo il percorso del fumo, il fumo si raffredda, mi va a 1900, 800, 700, 600 lì cloro ce n'è, e quando io brucio qualcosa di organico in presenza di cloro sempre si forma diossina, anche se io metto del sale sulla bistecca mentre faccio il barbecue si forma della diossina, ovviamente in quantità irrilevante, ma si forma comunque. Quindi anche alzando la temperatura diossina se ne formano meno di quanto non si formerebbero se avessi una temperatura più bassa. Ma c'è un problema. Il problema è le nanoparticelle. Più io alzo la temperatura, più piccole sono le particelle come dimensione, uguali come massa, ma molto più piccole come dimensione, quindi molto più patogene. Allora io devo scegliere, muoio con la diossina o muoio con le particelle? Cioè voglio essere impiccato con la corda gialla o con la corda blu? Scegliamo. Questo è quello che ci fa scegliere. Quindi dal punto di vista scientifico, bruciare
primo non elimina il rifiuto, secondo lo rende più tossico e lo raddoppia, almeno lo raddoppia come quantità. Io ho detto lo raddoppia, in realtà fa molto di più, perché anch'io non ho tenuto conto delle particelle secondarie che diventano da 6 a 8 volte oltre un materiale che io poi brucio. Io, le polveri che io ho prodotto bruciando il materiale, le polveri primarie che ho prodotto bruciando il materiale. Ma c'è un altro problema. Quando si studia un inceneritore anche a biomassa, si parla di anidride carbonica, si parla di diossine che non si trovano poi mai, perché l'ARPA è molto brava a non trovare le diossine. Non si parla mai di altre sostanze. Guardate un po', questi sono composti, ho messo giù un elenco di composti che sono stati identificati in un lavoro scientifico che poi è stato pubblicato su una grossa rivista scientifica. Guardate un po', questo è l'elenco, che non è finito, continua, e non è ancora finito. Ecco, tutte queste sostanze sono tutte tossiche e si formano bruciando. Queste sostanze non vengono rilevate. Nessuno chiede la sorte di queste sostanze. Voi non sapete neanche che esistono. Esaclorobenzene, antrachinone, nessuno le controlla, quindi non ci sono. Occhio non vede, cuore non duole. Invece ci sono, ne fanno tanto male. Quindi, ancora una volta, quando si fanno tutti i vari, le varie valutazioni, le varie previsioni, questo butta fuori quello, butta fuori l'altro, tutta questa roba, ed è una minima parte questo, perché questo è soltanto materiale organico, l'inorganico che è infinitamente più numeroso come varietà, non c'è. Di tutto questo io non ho traccia, come se non esistesse, non viene considerato, ma si muore lo stesso, non è che, cioè, le nostre cellule per morire non hanno bisogno di un certificato, fanno lo stesso, fanno di sé. Poi abbiamo degli altri personaggi come questo signore. Questo signore è un personaggio molto bizzarro, perché lui di suo è un chirurgo oncologo, almeno ce l'hanno sempre descritto come chirurgo oncologo, io non ho dubbi che lo sia. Questo signore, vedete molto ben conservato, pluriottantenne, un giorno va in una trasmissione televisiva che si chiama Che tempo che fa, il conduttore gli chiede se l'inceneritore, che lui chiama termovalorizzatore perché non sa l'italiano, non sa nemmeno che termovalorizzatore è una parola che la comunità europea ci ha invitato più volte a non usare perché è fuorviante, perché da termo, cioè dal calore, non si valorizza nulla, ma noi continuiamo a usarla addirittura nei documenti pubblici. Termovalorizzatore, cioè qualcosa che non esiste, è come il sacchiappone per i vecchi che si ricordano il vecchio sketch di Walter Chiari. Bene, questo signore va e questo conduttore gli chiede: ma che cosa fanno i termovalorizzatori dal punto di vista della salute? E lui risponde: zero. E dice: abbiamo fatto ricerche, abbiamo scritto libri, non abbiamo mai trovato niente. Ora, questo signore non ha mai fatto lo straccio di una ricerca, non ha mai pubblicato nulla. Una volta intervistato da una giornalista che lo ha inseguito, e voi trovate l'intervista filmata sul mio blog, ha dovuto ammettere che lui di incenerimento dei rifiuti non capisce niente, perché era ovvio. Quando la giornalista gli ha chiesto ma perché allora lei ha detto una cosa di questo genere, lui ha detto: perché i miei tecnici mi hanno giurato che è così. Uno scienziato che dice, cioè parola di Lupetto, siamo arrivati veramente al grottesco. Questo è lo scienziato di regime, questo è il personaggio. Andate a vedere, andate a dare un'occhiata sul suo sito, quello della Fondazione Veronesi, una fondazione multimilionaria. Andate a vedere nella pagina degli sponsor, trovate decine di sponsor, poi c'è una paginetta di sponsor discreti, ci arrivate soltanto se sapete come arrivarci, ma ci si arriva, e trovate
chi fabbrica gli inceneritori, esempio Veolia, trovate chi fabbrica quelle cose veramente assurde che sono certi filtri antiparticolato come la Pirelli, trovate chi maneggia rifiuti come Acea a Roma, trovate veramente di tutto, trovate tutti gli inquinatori, sono coloro che danno i soldini allo scienziato. Ecco perché non si sputa nel piatto in cui si mangia e si raccontano queste bufale. Non credete a questi personaggi. Non è uno scienziato, è semplicemente un signore come quello che diceva per televisione che non avrebbe mai cambiato il suo fustino con altri due di detersivo. Vi voglio far vedere una cosa. Questo è un qualcosa di recentissimo che è uscito in novembre del 2009 in Inghilterra. Allora, questa è una carta, una mappa, fatta intorno a un inceneritore a qualità che si chiama Kirklees. Bene, vi fa vedere, l'inceneritore è qui, in questo puntino nero, vi fa vedere la mortalità infantile. La mortalità dovrebbe essere quella della zona verde. Invece, man mano che il colore cambia da giallo a marrone a quel rossiccio, la mortalità diventa sempre più alta e vedete che intorno all'inceneritore è veramente altissima. Qui parliamo di 12 morti ogni 1000, cioè una quantità veramente enorme. E guardate, questo invece è un altro inceneritore, anche qui, sempre inglese, questo a Coventry, e guardate un po' cosa succede. Dice l'inceneritore, qui siamo, sopra vento, il vento spira in direzione della freccia, qui la mortalità infantile è nulla, lì invece dove siamo sopra vento abbiamo una mortalità dell'8,7, cioè sotto vento abbiamo 5.753 nati con 50 morti, sotto abbiamo 1.538 nati con 0 morti. Ora, dire che l'inceneritore non fa niente mi sembrerebbe molto strano. Guardate qui proprio la divisione sottovento sopravento, nettissima la divisione, non ci sono zone grigie, nettissima. E questo signor professor Veronesi non sa nemmeno che cosa è stato fatto in Italia. Questa è una diapositiva che non è mia, è dell'Istituto Superiore di Sanità, dove ci sono i 10 studi epidemiologici che sono stati fatti in Italia. In realtà sono 11 perché questa risale al 2007, poi ne è stato fatto un altro a Coriano nel 2008, che è esattamente identica, conferma tutto quello che c'è scritto. E tutto quello che c'è scritto qua, e questo è dell'Istituto Superiore di Sanità, smentisce totalmente il professor Veronesi. Qui c'è scritto l'esatto contrario di quello che ha detto il professor Veronesi. Poi c'è il problemino della CO2, perché noi, bruciando l'anidride carbonica, l'abbiamo formata. Nel 1800 noi avevamo 280 parti di anidride carbonica per milione in atmosfera. 100 anni dopo ne avevamo 285, cioè erano aumentate di 5 parti per milione. Nel 2006 eravamo a 380, 3 anni dopo a 390. Quando arriveremo a 450, noi non vivremo più. Perché non ce la facciamo più? Perché il nostro organismo non è progettato per vivere in quelle condizioni. Non è un problema per la natura è sempre in equilibrio, la natura acquisisce sempre un equilibrio. Non è detto che quell'equilibrio sia compatibile con la nostra vita. Voi non ve lo ricordate, ma 65 milioni di anni fa sono spariti i dinosauri. Il mondo non era più compatibile con quelli che avevano i signori della Terra. Però altri esseri sono vissuti benissimo. Le piante erano diventate veramente rigogliose, così come le piante verdi diventeranno veramente rigogliose se noi continueremo ad aumentare l'anidride carbonica. Quindi avremo un bel mondo verde in cui, come dicevano i nomadi, noi non ci saremo. Benissimo. Ma abbiamo bisogno di energia.
E qui cominciamo ad avvicinarci. Ma vedete che sarà molto facile adesso. Noi abbiamo bisogno di energia. Ma è vero questo? Ma io sono andata a vedere su internet, e internet sono andata a cercarmi un documento ufficiale, perché su internet circolano anche tantissime bufale. L'autorità per l'energia elettrica e il gas, che è un ente pubblico che dipende dal ministero, mi pare dell'industria se non sbaglio, comunque è un ente pubblico, dice che nel triennio 2007-2009, non è ancora uscita quella per il triennio 2010-2012, l'offerta di energia supera significativamente la domanda, lo dice lo Stato. Lo Stato ci dice che non c'è bisogno di fare altra energia perché noi ne abbiamo in eccesso. Lo dice lo Stato, non lo dico io, lo Stato. Chi ha voglia va in quel sito, se lo scarica, e a pagina 6, paragrafo 3, e si trova la descrizione del fatto che noi produciamo più energia di quella che siamo capaci di consumare, pur sprecandole tantissime. Quindi non abbiamo bisogno di energia. Ma per ogni problema noi troviamo la soluzione. Soluzione un po' strana a volte, però la soluzione la troviamo. Vi voglio fare un esempio che apparentemente non c'entra con il vostro problema, ma vi fa vedere qual è la tecnica. Siamo a Ferrara, Emilia, la mia regione. Si vuole fare una centrale a turbogas, una centrale elettrica in cui si brucia del metano. I cittadini di Ferrara sono preoccupati. Sono preoccupati perché dicono: ma quanta anidride carbonica produciamo con questa centrale? Il costruttore dà il valore, dice: ne produciamo tanta. Ne produciamo tanta, però vi piantiamo degli alberi perché l'albero fissa la CO2, cosa che è vera, fissa la CO2, quindi voi non avete più problema, anzi, avrete un bel parco. Mettiamo i pioppi, perché i pioppi crescono in fretta, quindi voi avrete in fretta un sollievo per l'anidride carbonica. Molto bene. Allora, degli amici prendono i documenti del costruttore, non documenti, documenti forniti dal costruttore, e li mandano a l'ISP, che in pratica è l'Istituto Italiano di Pioppicultura, e chiedono quanti pioppi occorrono per fissare l'anidride carbonica che esce da lì, dato dal costruttore. Questi rispondono con un fax, e che è quello che vi ho fatto vedere, se volete poi posso anche stampare. Dice: per sottrarre la CO2 prodotta da quell'impianto, sono 4 milioni di tonnellate l'anno, bisogna mettere a pioppicoltura 407 mila ettari. Allora, non tutti sono esperti, non tutti sanno quanto sono 407 mila ettari, anzi i ferraresi erano molto contenti. Dicevano: guarda, ci mettono 407 mila ettari di pioppo intorno a Ferrara, quindi abbiamo un bel parco. Allora abbiamo fatto un'altra domanda, sempre all'Istituto di Pioppicultura, e abbiamo detto: ma qual è l'estensione della pioppicultura in Italia? E loro ci hanno risposto: 110.000 ettari. Quindi occorrono 4 Italie solo per mangiare l'anidride carbonica di un impianto. Però vedete, loro sono tranquilli. La maggioranza delle persone ci ha creduto tranquillamente, come credono a Veronesi, come credono a quel cialtrone che dice che non esce niente da un inceneritore, da una centrale di biomassa, esce nulla, nulla. L'inceneritore di Acerra inquina come due utilitarie. Allora, veniamo alle nostre. Eccolo qua. Esistono le biomasse. Biomasse, lasciamo perdere quelle le deiezioni animali che in pratica non vengono usate, cioè la carica non viene usata in pratica per molti motivi. In teoria una
biomassa dovrebbe essere un vegetale vergine, vergine costituito da carbonio, idrogeno e ossigeno. Ora questo non è possibile, non è possibile perché, come vi dicevo all'inizio, il vegetale nasce sulla terra, la terra, dalla terra succhia l'acqua, nell'acqua c'è, ci sono sciolte e sospese sostanze che poi servono anche alla pianta stessa. Noi abbiamo fatto delle indagini su quelle che dovrebbero essere biomasse pregiate, queste del fieno, delle particelle di ferro e cromo. Ora tutto, questo è dell'altro fieno, dentro c'è argento, silicio, alluminio e magnesio. Poi abbiamo preso del pellet, pellet che dovrebbe essere del legno pregiato, bruciato di casa addirittura. Questo è friulano, addirittura c'era del piombo dentro, c'era dello stronzio, radioattivo lo stronzio, a parte il nome. Pellet vostro, toscano, ma ovviamente questo cambia da zona a zona, da qui a 5 km è già diverso, anche a 2 km è diverso, anche qui ferro, manganese, legno austriaco, alluminio, titanio, oro addirittura, silicio, ma qui c'è una cosa molto interessante, c'era il cloro, e quando si brucia sostanza organica con il cloro si fa diossina, non ci sono altre possibilità, questa, si fa questa diossina, questa è proprio è chimica elementarissima. Questo è legno di eucalipto, questa è una storia un po' particolare. Noi abbiamo fatto una ricerca per una ditta che fa caminetti e fa sistemi da riscaldamento per riscaldamento domestico a legno, a pellet. In Sardegna succedeva una cosa molto strana. Il parafuoco, che era fatto di ghisa, ma una ghisa molto spessa, dopo meno di un anno scompariva. Non c'era più, era volatilizzato. Come mai? Questo non succedeva da nessun'altra parte. Nessuno ci cavava i piedi. Facciamo le indagini, scopriamo che nel legno di eucalipto che veniva bruciato là, c'erano delle sostanze tali, come per esempio lo zolfo, come per esempio cloro, ma soprattutto zolfo, che corrodeva addirittura la ghisa. Quindi stiamo parlando di cose di un certo impegno. Questa è un'altra, allora qui siamo a Serra Mazzoni, che è dall'altra parte dello spartiacque appenninico, in una valletta tutto sommato abbastanza anonima e semiselvaggia, su la quercia, queste sono le erbefoglie di quercia, titanio, silicio, alluminio, calcio e ferro. Su altre foglie, molibdeno, calcio, silicio e ferro. Eccole qua. Su altre foglie, fosforo, silicio, cerio, neodimio, lantanio, alluminio, zolfo, torio, radioattivo, cloro e uranio. Questa è una biomassa vergine. Vergine. Allora, che cosa si fa? Intanto il problema è grosso, proprio dal punto di vista quantitativo. Io ho lavorato molto sugli impianti a biomassa, il che mi ha causato anche non pochi guai, perché voi vi rendete conto di quanto antipatico io sia con chi vende la vostra salute, quindi bisognerebbe eliminare. E questo è uno dei motivi per cui mi si ostacola in tutte le maniere. Uno dei problemi che io vedo dappertutto, Puglia, nelle Marche, è che tutti dicono: bene, io prendo le biomasse in questo intorno, 30 km, 50 km, 70 km, però a 30 km, o a 20 km, o a 10 km, o a 5 km, c'è un altro impianto a biomasse, e anche lui prende dallo stesso intorno, poi ce n'è un altro, poi nelle Marche 40 impianti a biomasse. Dove prendono le biomasse? Dove prendono i vegetali? Non esiste la possibilità materiale. Se noi emiliani dovessimo
mettere a coltivazione di canne, un tipo di canna che i nostri contadini hanno impiegato 100 anni a debellare perché è infestante, ma oggi dovrebbero essere coltivate proprio appositamente per essere bruciate negli impianti a biomassa. Se noi dovessimo coltivare queste canne per essere bruciate negli impianti a biomassa che sono in previsione nella mia regione, noi dovremmo avere un'estensione tripla rispetto all'Emilia Romagna, cioè un'Emilia Romagna a tre piani. Io non posso coltivare nemmeno il basilico a casa mia perché devo piantare le canne. Io nel vasetto devo mettere le canne, se no non si può. Allora, che cosa ci dicono? Va bene, andiamo a prendere l'olio di palma. Andiamo a prendere l'olio di palma in estremo oriente, in Africa, o dov'è? Che è questo che noi abbiamo ovviamente analizzato. Che cosa si fa? Si va qui, per esempio, in Malesia, e si prende questo olio di palma che viene trasportato con una nave in Italia. Una nave di questo genere, in maniera molto ottimisticamente, consuma 20 kg di carburante ogni chilometro. Qui parliamo di migliaia di chilometri. Non pensate che la Terra sia così grande, pensate quando vi dicevo della sabbia del Sahara, che pesa miliardi di volte più delle nostre polveri, che va dal Sahara agli Stati Uniti, dal Sahara all'Europa centrale, eccetera, eccetera. Quindi l'inquinamento da navi poi finisce dappertutto. Ma questo non ha importanza. Queste sono queste coltivazioni che stanno in Malesia. Bene, questi palmetti indonesiani producono ogni anno 11,4 milioni di tonnellate di olio, ma producono anche 16 milioni di tonnellate di rifiuti solidi e 16 milioni di tonnellate di acque contaminate che finiscono nel mare. Ora, il mare dell'Indonesia è lontanissimo, però pensate un po' che gli orsi bianchi hanno il loro grasso pieno di DDT che viene usato in Africa. Gli orsi bianchi sono un po' lontani dall'Africa, per gli orsi bianchi hanno dei grossi problemi genetici, stanno nascendo degli orsi bianchi ermafroditi con questo DDT. Benissimo. Per ottenere l'olio di palma, la sola Indonesia, solo l'Indonesia, distrugge 49 km quadrati di foresta al giorno. Allora, togliendo la foresta, togliamo la possibilità di fissare CO2 e di produrre ossigeno. Facciamo il guaio che facciamo con i foraminiferi, produciamo anidride carbonica in quantità bruciando. Vabbè, fatelo. Questo è quello che abbiamo trovato, per esempio, nell'olio di palma, ma attenzione, olio di palma alimentare, cioè il top della gamma, il meglio che c'è. Quello da bruciare è tutt'altra musica. Queste sono, per esempio, particelle di ferro, altre particelle dentro, questo è tutto olio di palma. Ma c'è un altro problema. Vedete questo elefante? Questo è morto per i pesticidi usati nelle piantagioni di olio di palma. Che cosa significa questo? Significa che l'olio di palma che arriva da noi è pieno di pesticidi che da noi sono vietati da decenni, perché sono estremamente tossici, ma là si usano, tanto che fanno morire poi gli elefanti. Noi le vietiamo qua, ma poi li andiamo a importare da là. Siamo veramente alla follia. Ma l'olio di palma costa caro, e allora vediamo poi che cosa facciamo, che cosa faremo, anzi che cosa stiamo già facendo in realtà. Allora esiste un decreto legislativo del 29 dicembre 2003, che definisce le biomasse. Quindi queste biomasse sono la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui che provengono dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Sono biomasse, per la legge. L'articolo 17 dello stesso decreto dice che sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, cioè perché questi signori guadagnano con i fiori di quattrini e con queste cose. Non lo fanno perché sono generosi o perché così vi fanno il favore, guadagnano fior di quattrini, ma non sanno che poi anche loro respirano questa roba, ma questo è un altro problema. Bene, sono messi a beneficiare di questo regime i rifiuti
ivi compresa la frazione non biodegradabile e i combustibili derivati da rifiuti. È chiaro questo? Il CDR, il combustibile da rifiuti, ope legis, però per beneficio della legge, è diventato una biomassa. Qui siamo al grottesco, qui siamo al circo equestre. Queste sono diventate biomasse, queste sono biomasse. Quindi quando questi signori, dopo pochi mesi, avranno esaurito quelle biomasse più o meno vergini, che abbiamo visto che sono vergini così, come quelle che erano in discoteca, più o meno, bruceranno questa roba. E nessuno potrà dire, nessuno potrà alzare un dito, perché la legge è dalla loro parte. Non ci sarà nulla da obiettare, nulla. Magari dovranno fare una piccola trasformazione degli impianti, non c'è problema. Bruceranno questa roba e beneficeranno dei vari certificati, dei soldetti, tutti quei soldini che illegittimamente entrano qui. Cosa dicono i mafiosi che sono molto pratici, molto pragmatici? Entra in immondizia ed esce oro, e questi signori lo sanno molto bene, molto bene. A questo punto, mi avete già detto che qui politici che hanno potere decisionale non ce ne sono, ma chiedete quando andate a casa, non fate come il Papa Giovanni XXIII, quando andate a casa date un bacio ai vostri bambini, dite che questo è il bacio, poi andate a dare un bacio ai vostri politici, dite che è il mio, e chiedetegli che firmino una dichiarazione in cui scrivano che è impossibile che questi fenomeni si verifichino con l'implementazione di. Il vostro sindaco tenesse conto di una cosa: il sindaco è la massima autorità sanitaria del comune. Il sindaco è responsabile penalmente delle decisioni che prende in questo campo. Cosa vuol dire penalmente? Vuol dire che risponde personalmente. La responsabilità penale è personale. Non va in galera il comune, va in galera il signor Rossi, il signor sindaco va in galera. Quindi bisogna stare molto. I sindaci dovrebbero stare estremamente attenti a permettere queste cose. E se queste cose passano sopra la testa del sindaco, il sindaco deve andare a petto in fuori contro queste cose, questi insulti, a protestare per non rendersi complice di queste porcherie. Almeno se si vuole parare è meglio che lo faccia, è meglio che lo faccia, perché altrimenti diventa complice di qualche cosa che poi gli darà qualche guaio penale se voi sarete così accorti da portarlo in tribunale. Purtroppo noi siamo così. Siamo come dei pesci rossi dentro una vaschetta. Noi da questo pianeta non possiamo emigrare. Se qualcuno ci sporca l'acqua, moriamo, o perlomeno ci ammaliamo. Ma la cosa buffa è che anche chi ci sporca l'acqua vive in quella vasca. E non se, cioè, questi personaggi sono convinti che intascando quattro soldi abbiano risolto il problema. Questi si ammalano di cancro esattamente come chi i soldi li sborsa, uguale. Hanno i figli malformati come chiunque altro. E sono loro i colpevoli. Cioè, se poi hanno un bambino che, ma sì, aveva la spina bifida, vabbè, sappiano che l'hanno progettato loro così. Io non vorrei che noi avessimo ridotto il mondo in questa maniera. Cioè, un mondo che se ne va a tempo. Lo stiamo consumando in questa maniera. Noi negli ultimi 20 anni abbiamo consumato il mondo più di quanto non abbiamo fatto negli ultimi 2 milioni di anni. Non ce lo possiamo permettere. Il mondo non è nostro,
è della generazione che viene, che a sua volta lo dovrà dare alla generazione. Ricordate quello che io vi dicevo all'inizio quando vi facevo vedere quella diapositiva di Mao che diceva che la natura deve essere dominata, ve ne faccio vedere un'altra. Francis Bacon era un filosofo inglese di epoca elisabettiana, più o meno contemporaneo quasi di Galileo, grande epistemologo, cioè filosofo della scienza. La natura si domina solo obbedendole. Nessun animale disubbidisce alla natura, l'unico è l'uomo. L'uomo è il più stupido degli animali, non ha capito che non si arriva da nessuna parte in questa maniera. Leggete un po'. Tradotto nell'orrendo latino del V secolo, quello di San Gerolamo, memento homo è una zeppa posteriore ecclesiastica, memento homo qui a pulvis est in pulvere reverteris. La Genesi, terzo capitolo, versetto 19. Ricordati uomo che sei polvere e polvere ritornerai. E noi ci stiamo dando molto da fare per ridiventare polvere. Io non vorrei che questo profeta avesse visto magari più in là di quello che lui stesso credeva di vedere. Così per finire io vorrei che voi non credeste più, smetteste di credere a questi cialtroni, a questi imbanditori, questi venditori da fiera. Non hanno nessuna base scientifica, nessuna. Noi dobbiamo smetterla di comportarci in questa maniera. Basterebbe aprire un libro del liceo, non occorre uno scienziato particolarmente brillante, un libro del liceo, per vedere che questi signori stanno raccontando delle bufale e ci stanno truffando, stanno rubando la nostra salute che vanno a vendere, come quelli che vendono il Colosseo, vanno a vendere qualcosa che non è loro, vendono la nostra salute e quella dei loro figli e dei nostri. Questo signore, José Martí, era un signore di origine cubana, 1800, diceva: l'ignoranza uccide i popoli, bisogna uccidere l'ignoranza. E purtroppo per uccidere l'ignoranza non c'è altro che farsi un po' di conoscenza. Purtroppo i mezzi di comunicazione ci danno una conoscenza a rovescio, l'opposto della conoscenza. Ci danno ad intendere le cose di Veronese, le cose di Piero Angela. Io lunedì scorso ero a Vienna, all'inceneritore di Vienna, dove ho girato un pezzo di film, e se voi vedeste le porcherie che ci sono in questo inceneritore, se voi vedeste la follia che viene perpetrata in questo inceneritore, di cui Piero Angela è un grande sostenitore, senza capirci assolutamente niente. Voi guardate queste trasmissioni e vi fate rimbambire. E alla fine, fra l'altro, vi piace la cosa. Perché? Perché è tranquillizzante. Perché se voi ascoltate queste cose, voi andate a casa tranquilli, non succede niente. Se io vi dico queste cose dopo averle studiate per decenni, sperimentate, voi andate, uscite, che siete, non siete tranquilli. Ma fuori dalla porta trovate il primo ubriacone che passa, che vi dice quello, riferendosi a me, vi ha raccontato balle, voi siete disposti a credere all'ubriacone, perché è tranquillizzante. E questa è la tecnica che applicano con tutti voi. Noi ci siamo molto prodigati per fare in modo che la conoscenza arrivasse veramente a livello di tutti. Io non... pensate un po'. Che cosa avrei io da guadagnare? Che cosa ho io da guadagnare a raccontarvi queste cose? Io avrei da guadagnare a stare dall'altra parte, a parte di chi sborsa fior di quattrini, come fa per esempio con certi professori di Politecnico, per raccontare balle. Questi vengono da me, mi portano un pacchetto di quattrini e io vi racconto tutte le balle del mondo. Io sto purtroppo dalla parte della scienza, perché io ho due figli e anche poi ho una coscienza, oltretutto. E allora sono costretto da me stesso a prendere la posizione di Don Chisciotte.
trovate nelle maggiori università del mondo, non in Italia, chiaramente, che è questo, si chiama Nanopathology. Poi questo è un libro un po' complicato, oltretutto è anche scritto in inglese, ma chi vuole fuori trova un po' di libri divulgativi per capire, per magari anche ricordare cose che forse sa già, ma non ricordava di sapere. Fuori, se volete trovare, c'è un libro sulla maratona, io sono stato un maratoneta, non crediate che sia soltanto sulla maratona, ci sono scritte un sacco di cose sulla salute, sull'inquinamento, su come funziona il nostro corpo e come non può funzionare il nostro corpo. A questo punto, non so se sia il momento delle domande o forse facciamo parlare, se ancora è sopravvissuto, il dottor Stevanin, che forse ha qualche cosa da raccontare.